L'argomento più vecchio tra questi è quello di Ungaretti, che è un tema che si riferisce a un testo di 100 anni fa. No? Allora, questo fa pensare che chi ha voluto fare queste tracce, chi le ha formulate, ha voluto dare un segnale ai ragazzi, che è un segnale di lavorare molto sul Novecento, cioè entrare molto sul Novecento e sulla contemporaneità. Il Novecento è un concetto molto, molto ampio, un concetto molto dilatato, però insomma il segnale è studiare il secolo della contemporaneità, che è quello che abbiamo alle nostre spalle. Non è il caso di rivedere i programmi, quindi? Secondo i programmi, l'ultimo anno sarebbe tutto da dedicare al Novecento, sia nella storia, sia nella filosofia, sia nelle altre manifestazioni, ovviamente nella letteratura. Purtroppo un'antichissima consuetudine porta i docenti a spendere tantissimo tempo sugli argomenti lontani e tutto sommato anche minori, cioè un ragazzo si può anche maturare senza aver conosciuto cosa siano stati i trovatori, e non voglio fare un discorso provocatorio, ma semplicemente stabilire un ordine di preferenza. E invece, ecco, non deve assolutamente trascurare i fatti che appartengono più da vicino alla sua stessa identità e che sono in fondo le radici, cioè il Novecento è la radice di questo tempo.